Il progetto è nato da un'idea rivoluzionaria dei nostri amici Johnny Gomez e Naibet Garcia, che hanno deciso di dare voce ai bambini e ai ragazzi che non possono cantare tramite le mani, quindi mettendo loro dei guanti bianchi gli danno la possibilità di cantare e di fare musica. Volare, oh, cantare, oh, nel blu. Dipinto di blu, poi felice di stare lassù. La Giulia con la musica, cioè, è cresciuta tanto, nel senso che lei la musica ce l'ha nel corpo, lei comunica con la musica. Un bambino che prima faceva fatica ad alzare le mani, ora invece si vede che cerca e si impegna ad eseguire la gestualità nella maniera migliore, per noi sono dei grossi passi avanti. Devi andare a tempo, c'è un sacco di cose, quindi vedere mio figlio, questi guantini bianchi, che muoveva le mani, insomma, è stata una bella esperienza. Tutto il progetto delle Manos Blancas gravita intorno al tema importantissimo per noi dell'inclusione. Ognuno dei nostri ragazzi ha un compagno che gli fa da tutor e con esso stabilisce un contatto, un'amicizia, anche un modo di comunicare particolare che lo stimola. Sia per loro che per noi è anche più divertente un modo di imparare, di spronarli a fare qualcosa. E essendo più o meno coetanei potrebbero ascoltarci anche di più, ci imitano. Mi chiamo Francesco e gioco con Thomas. Cioè, gioco. E canto con Thomas. Ho trovato un ragazzino con cui va molto d'accordo, c'è molta empatia. E quindi questo ragazzino riesce a fargli fare cose che prima non riusciva a fare. La cosa che mi ha colpito è quando il primo giorno non se n'è andata via senza abbracciarmi e mi ha salutato. Penso che sia una bella cosa sia per uno, per i nostri figli che per i ragazzi che li aiutano. Vedono realtà diverse comunque dalla loro e quindi imparano anche a gestirsi situazioni che magari pensavano di non poter mai incontrare nella vita. Sia per i nostri figli che comunque riescono a trovare uno spazio, ecco, dove è difficile trovarlo. Abbiamo bisogno di risorse per attivare nuovi cori che possano venire a cantare con i nostri ragazzi, per poterci permettere dei mezzi di trasporto speciale, per appunto spostare i ragazzi e fargli fare dei concerti all'esterno, per comprare nuovi guanti e nuovi strumenti per lavorare insieme ai ragazzi. Ah, i guanti di Topolino!